io nel ringraziare davvero tutti per essere qui in questo momento, vorrei iniziare con una frase che è la conclusione che è di una bellissima introduzione che il presidente Andreotti ha fatto a un libro di Paolo Messa. E credo, se la memoria non mi inganna, ma qui Patrizia Chilelli ci potrà essere d'aiuto, che sia stato l'ultimo lavoro che il presidente ha fatto. Era già stanco, quando Paolo ti accompagna io dal presidente, andiamo insieme a chiedergli questa cosa, lui all'inizio declinò, poi ci ripensò e ti disse no, allora lo faccio, però mi devi lasciare qualche giorno in più. E l'introduzione finiva con questa frase: ci sono momenti in cui meditare serve per non dimenticare ciò che ci ha portato fin qui. Ed è questo, credo, il senso di questo appuntamento, dove tanti amici del Presidente ci ritroviamo per ricordare nel giorno del suo compleanno il Presidente Andreotti, che è stato uno dei più grandi statisti del nostro Paese. E quindi saluto e ringrazio quanti non hanno voluto mancare a questo ormai tradizionale appuntamento, e saluto e ringrazio in particolare il dottor Gianni Letta, che immagino negli anni, nei tanti anni di amicizia col presidente Andreotti, avrà avuto modo infinite volte di parlare, prima da direttore del Tempo e poi nel ruolo che ha ricoperto per tanti anni al servizio del Paese, di politica internazionale e credo anche in particolare del rapporto con gli Stati Uniti d'America. E pensate che nell'Istituto Sturzo, nel famoso archivio del presidente Andreotti, la sezione Stati Uniti d'America è quella più grande dopo la sezione Vaticano ed Europa. È una sezione che mi ha colpito, inizia nel 1937, quindi con Andreotti alla Fuci, e finisce più o meno nel 2007, poi le altre cose aggiunte le mandava man mano, ma fino al 2007 sono conservate in modo organico, quindi un'infinità di documenti, 80 cartelle conservate con tutti i presidenti, le personalità americane, eccetera. E il Wilson Center di Washington sta conducendo già un secondo progetto di ricerca sulle carte di Andreotti e i rapporti con la NATO. E poi voglio ringraziare davvero in modo particolare Paolo Messa, fondatore di Formiche, membro del CDA della RAI, ma che abbiamo invitato qui in veste di direttore del Centro Studi Americano. E oggi terrà una lectio magistralis e davvero ti ringraziamo Paolo per aver accettato prontamente l'invito. Prima di lasciare la parola a loro, mi piace concludere parafrasando un'espressione che il Presidente ebbe a dire proprio in una bellissima intervista che lasciò sempre a te Paolo su Formiche nel 2010, e tu avevi dedicato quella bellissima mensilità, quella rivista, eccola qui, 1992, l'avevi dedicata appunto a quell'anno che in qualche modo ha segnato un po' la storia di questo paese. E il presidente ti disse una frase: fidatevi, è ancora troppo presto. Tu gli hai dedicato il titolo di quella bellissima intervista. Ecco, probabilmente è ancora presto per parlare, no, per parlare di tutto quello che è stato il presidente Andreotti, quello che ha significato per il nostro paese, ma come ebbe a dire il dottor Letta in un altro incontro, siamo nel momento in cui, man mano che passa il tempo, la polvere della cronaca si va dissolvendo ed esce la storia, quello che è stato appunto il presidente Andreotti per questo paese, un pezzo di storia importante e significativo. Quindi grazie a tutti e passo la parola a Gianni De Sica.